Buongiorno a tutti, bentornati sul mio canale, sono Orso. Erano un paio d'anni che volevo fare questo video, adesso mi si è presentata l'occasione e lo faccio al volo. Così chiudiamo il ciclo di ciò che, insomma, dovevo dire quest'anno sulle piantine in semenzaio. Questo video parla del momento in cui bisogna cominciare a dare il concime alle piantine nate in semenzaio. Qui siamo nel solito mio mini appartamento, ho in questo momento 17 gradi, quindi vado dai 16 ai 18 gradi, dipende un po' dalle giornate. Questi sono i pomodori che ho seminato l'8 marzo, tutti. Stanno tutti bene, siamo a metà aprile circa, quindi la crescita è abbastanza omogenea. Gli anni scorsi ovviamente facevo la stessa operazione, ma non l'ho mai ripresa. Guardando qualche video sul web mi sono accorto che non si parla molto del momento in cui dare un po' di concime alle piantine. Non c'è una data precisa, non c'è un periodo preciso, molto dipende dalla qualità del terriccio e molto dipende ovviamente dalla coltura che stiamo coltivando in questo momento. I pomodori sono abbastanza avidi di risorse organiche, hanno bisogno di mangiare, insomma. E il terriccio che ho usato io, che è di buona qualità, che è quello da semina, mi ha garantito queste 4 settimane di vita. Ora però è il momento di dargli un po' di concime. In questo video vediamo quando è il momento di dare alle piantine del concime, che concime dare e in che quantità. Allora mi avvicino perché vi faccio vedere una cosa. Spero che si veda perché c'è una lampada qui molto forte, probabilmente mi appiattisce un po' i colori. Guardate, alcuni pomodori cominciano ad avere le foglie gialle. Va bene, sono le prime, sono quelle che si ingialliscono prima delle altre, mi sta bene il discorso, però si incominciano a intravedere, vedete, dei colori un po' più chiari sulle foglie. Qualcuna comincia addirittura a essere gialla, qualcuna comincia a essere moscia nonostante l'acqua. Non tutti i semi ovviamente germinano nello stesso modo, non tutte le piantine vengono fuori, ma questa è una cosa normale. Mi sposto di qua, vediamo un po'. Ecco, mi sono spostato, qui ho altre piantine. Ecco, vedete questa qui, questa è bellissima come piantina, è un pomodoro costoluto, sempre seminato l'8 marzo. E comincia ad avere le prime foglie giallastre. Quindi questo è il segno che la sostanza nutritiva all'interno del pannetto di terra si sta esaurendo e dobbiamo intervenire perché non è ancora il momento di metterli nel terreno. Il mio momento sarà fra un mesetto buono, abbondante, e devo trapiantarle in vasi più grossi, ma nel frattempo bisogna dargli da mangiare, insomma. Fino a un paio di anni fa utilizzavo lo stallatico pellettato, lo utilizzo ancora ad esempio sui peperoni. Quando non ho il concime che vi faccio vedere adesso, utilizzo lo stallatico pellettato. 2-3 chicchi di pellet per ogni alveolo e poi si scioglie mano a mano. Ovviamente però lui rilascia la sua sostanza molto lentamente, qui abbiamo bisogno di un qualcosa di più veloce. L'anno scorso avevo fatto un video sul Solabiol, il concime per orto e giardini, eccolo qua. Eccolo qua. L'ho appena acquistato, costa quanto un rene perché 5 kg costano 13,50 € nel consorzio. Online non ho guardato onestamente, però dal momento che l'avevo provato e so come va, sono soldi spesi bene perché funziona davvero bene in tempi molto molto più brevi rispetto allo stallatico pellettato. Ora vediamo come metterlo, semplicemente a spaglio. Senza impazzire troppo. E questo lo si può dare a tutto, infatti lo darò anche al basilico, che ora vi mostro, ai peperoni, che adesso vi faccio vedere, e un po' a tutte le colture che sono qui negli alveoli da più di 3 settimane. Questo l'ho innaffiato stamattina, quindi per oggi non se ne parla. Non ci ho pensato di fare il video e farvi vedere un po' l'innaffiatura, però dopo il concime ovviamente lo farò domani mattina, ma tanto è soltanto un'innaffiatura normale. Vi mostro questo spettacolo della natura, guardate che belle che sono queste fragole. Queste le ho seminate, ora ve lo dico, il 12 di febbraio, sono sempre state qui dentro, ovviamente è quasi tempo di trapiantarle. Anche per queste ho usato il terriccio, quello buono, la semina, e sta arrivando anche a lui un po' alla fine della sua energia. Se vi ricordate il test che avevo fatto l'anno scorso col Solabiol, due piante di pomodori identiche comprate, una col Solabiol e l'altra senza, quella col Solabiol è la cresciuta di un terzo rispetto all'altra in più, ovviamente. Vi mostro solo il basilico,
Questo è il mio basilico di cui vado particolarmente fiero, perché è il primo anno che mi viene così bello. E anche su questo, che profumo di basilico, mamma mia. Vado veramente a spaglio. Anche questo l'ho innaffiato questa mattina, quindi per ora non faccio nulla. Perfetto. Come vedete ce ne vanno veramente pochi pizzichi. Vediamo i peperoni, questi sono un po' ostici, eh. E comunque mi sto trovando veramente male con le melanzane e non riesco a farle germinare come voglio io, quindi mi sa che quest'anno le melanzane le dovrò acquistare, perché a meno che non vengano fuori di botto tra aprile e maggio, praticamente ho un po' di problemi. Laggiù che ho messo da poco ho mais, appunto come dicevo, le melanzane, le zucchine e i cetrioli. Questi li ho messi da 10 giorni, quindi ancora non metto concime, sarebbe uno spreco, ma tutto il resto, ad esempio qui ho le piantine di basilico che avevo trapiantato qualche giorno fa, se vi ricordate avevo fatto il video sul basilico, ecco qui. Bene, allora vado avanti, io volevo solo mostrare questo plateau misto di altri pomodori costoluti, questi sono del 17 marzo, piselli, spinaci, poi abbiamo altri pomodori, Rio Grande e il Siccagno. Anche su questi comincio a vedere qualche fogliolina gialla, ora che chiudo il video gli darò un po' di concime, di Solabiol. E in linea di massima tutto ciò che io ho seminato tra febbraio e l'inizio di marzo adesso verrà nutrito col Solabiol. Quindi è importante in questo stadio di crescita dargli qualcosa di nutrimento, perché altrimenti poi soffrono e non va bene. Aspetto qualche giorno per chiudere il video, perché voglio vedere se ci sono i primi risultati sulle piantine nel senso di vigore e vediamo poi eventuali differenze o meno. Sono passati circa 7 giorni da quando ho messo un po' di concime, come avete visto all'inizio del video, e guardate un po' i risultati. Allora, alzo un po' il plateau, farvi vedere la crescita di queste piantine. Ne avessi altre due, 6 dita. Le piante hanno preso un bellissimo colore verde, verde scuro su alcune, ma questo ovviamente dipende anche dalla qualità del pomodoro. Questi sono i costoluto. Questi invece, almeno sulla parte destra, soffrivano prima, soffrono ancora adesso, quindi non so, sono i siccagno, probabilmente sono piantine un pochino più deboli. Qui avevo salvato i semi e qualche piantina ovviamente non arriverà a fioritura, sono molto deboli, soprattutto queste da questa parte qui. Queste invece sono molto belle, hanno ripreso un bellissimo colore, anche queste mi avvicino, con una varietà che va dal verde scuro al verde un pochino più chiaro, qualche fogliolina gialla è rimasta, sono le prime come vi dicevo all'inizio del video, ma in linea di massima le vedo più belle, le vedo molto più belle, più sane. Se mi sposto un po' laggiù, qui ho altri pomodori, abbiamo il nero e il cuore di bue, mentre questi qua in mezzo sono il ciliegino. Questi sono tutti i semi che ho preso dal mondo dei semi, quest'anno mi sono trovato molto bene. Anche qui vedete abbiamo due piantine che stanno morendo e purtroppo non tutte vengono fuori, insomma dipende anche un po' la qualità del seme, dal fatto che ci sia arrivata più o meno acqua. Sono tanti i fattori che possono aver influito sulla morte di qualche piantina, dobbiamo metterlo in conto, insomma. Qui invece abbiamo gli spinaci, che è ora di mettere nell'orto. Abbiamo i Rio Grande, i pomodori a crescita determinata, restano a cespuglio, sono molto belli, molto grandi. E abbiamo i siccagno. Ecco, questi siccagno qui sono molto più belli, ad esempio, degli altri. Questi li ho seminati il 17 marzo, questi invece l'8 di marzo. Questi hanno avuto una crescita migliore, un pochino più veloce. Ma soprattutto, come vi dicevo all'inizio, un ottimo sviluppo l'abbiamo avuto da queste piantine qui. Questi sono tutti costoluto e Rio Grande qua in mezzo. Infatti, tant'è vero che è ora di trapiantarle nei vasetti singoli prima di metterli poi a dimora. Bene, è tutto, dai, per questo video. Ci tenevo soltanto a farvi vedere un po' il momento giusto di dare il concime, 2 settimane circa, massimo 3 dal momento che sono uscite le piantine, quando ho cominciato a vedere le prime foglioline gialle, quello è il momento di dargli un po' di concime. Potete dare lo stralatico pellettato, come vi dicevo, è un po' più lento, e potete dargli invece il Solabiol, che è un pochino più veloce, dà un boost maggiore, fornisce anche uno sviluppo migliore per le radici, e quindi loro poi cosa succede? Crescono un pochino meglio, crescono un pochino più rigogliose rispetto allo stallatico pellettato. Per contro, Solabiol, come vi dicevo, 5 kg costano circa 13 euro, 12 kg su Amazon costano 22 euro spediti a casa, quindi è una spesa
somma notevole, me ne rendo conto, però se lo si usa soltanto per le piantine, con 5 kg si fa tutta la stagione con 13 euro, insomma. Volevo soltanto farvi vedere il basilico, a cui ho dato ovviamente il suo labiolo nello stesso momento dei pomodori, e ci sono delle bellissime piantine sviluppate. E anche questo è praticamente pronto per il trapianto nei vasi più grandi, e quando sarà il momento poi lo metterò tra i pomodori, tra le file. Bene, dai, è tutto per questo video. Volevo soltanto chiudere un po' il capitolo del semenzaio, mi mancava questo video, ci tenevo a farlo e l'ho finito quest'anno, insomma. Spero che vi possa essere utile se avete ancora piantine in vasetto, in vaso, anche se le avete già trapiantate come ho fatto con questo. Io poi l'ho messo lo stesso il Solabiol, perché comunque gli dà una mano non indifferente. Bene, è tutto per questo breve video. Se vi è piaciuto lasciate un like, un pollice in su. Se non vi è piaciuto mettetelo in giù, va bene lo stesso. Se vi fa piacere iscrivervi al canale, cliccare sulla campanella, rimanete aggiornati sui video che faccio. Se volete condividere questo video a qualche vostro amico che ha la stessa passione, vi ringrazio, perché così mi date una mano a far crescere il canale. Vi auguro una buona giornata, ci vediamo giovedì prossimo.